Per raccontare Wolfgang Pauli sono partita da Milano e ho iniziato le ricerche. Prima sono andata a Princeton, in America, poi al CERN di Ginevra, poi a Monaco, a Vienna, infine a Zurigo. È qui che Pauli ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ed è qui che ho ambientato la mia nuova storia. Ho letto di tutto su di lui e ho letto tutto quello che lui ha scritto. Ho parlato con chi conserva i suoi ricordi e con chi li ha sentiti raccontare. Poi, finalmente, mi è venuta l'idea e il libro è nato. Pauli è stato un fisico quantistico tra i creatori della meccanica quantistica del XX secolo. Einstein lo ha eletto il suo unico e degno successore. Premio Nobel nel 1945, ha ideato lo spin degli elettroni, il principio di esclusione, i neutrini, la simmetria CPT. Quello che avete visto era il suo locale preferito, andava lì a sbronzarsi tutte le sere. Pauli beveva whisky e frequentava i bordelli. Non tornava a casa prima dell'alba, si prendeva a botte con la gente più malfamata. Andava in analisi da Jung per capire cos'è l'amore, sentimento che non ha mai provato. In cambio, gli spiegava la fisica quantistica. La sua ultima cattedra fu all'ETH di Zurigo, ma la sua ultima lezione non riuscì mai a finirla. Questa è la sua lapide. Sì, sono andata a trovarlo anche al cimitero. Quello che ci ha lasciato Wolfgang Pauli, nessuno lo ha mai raccontato per intero. Per questo ci ho pensato io. Perché ogni cosa è collegata e sarò io a dirvi come collegare tutto. Il libro Ogni cosa è collegata, scritto da me, è pubblicato con Mondadori. È in pre-order dal 1 febbraio 2023.